Allora, in questa puntata parleremo di denti. Ok? A quanto pare sto scoprendo che i denti sono una cosa importantissima. Sentiamo qua uno dei vostri eroi che prende in giro un altro. Tu sei cantagnazzo, sei un tranviere, sei un fottuto dipendente con i denti marci. I denti costa sistemarli, ma non costa tantissimo. Se tu non riesci a sistemare un dente, non dico tutti e 36, ma un dente vuol dire che tu non puoi parlare di soldi, non puoi parlare di finanza, perché vuol dire che non hai soldi. Se non hai un dente sano, a parte il cervello, vabbè, il cervello non lo vediamo, ma fisicamente se fai schifo al cazzo. Quindi i denti a quanto pare sono molto importanti. L'apparenza è molto importante. E a un certo punto poi gli dice: ma guarda che sistemare i denti costa 500 euro per mettere a posto un dente. E ce la puoi fare, dice. Poi qui, quest'altro invece, è uscito fuori un altro qua. Signini, non so che cazzo sia. Anche questo, vediamo se perché io non ho preparato esattamente. Ah, non c'è il transcript. Però a un certo punto dice che Greg ha un dente marcio. Vediamo un po' se magari ho culo e lo becco. Io capisco che viene dalla Milano un po' a Faraone, agli Arrangiona, che insomma è abbastanza chiacchierato il soggetto, e l'ha fatto sulle Iene, il problemuccio, e se n'è andato alle Canarie, benissimo. Però, io, clima, temperature, quello, quello, dire, se viviamo nell'era dell'immagine, c'è un dente marcito, ho notato, insomma, non è che sia proprio. C'ha un dente marcito, ho notato. Poi qui vediamo libri dietro. Attenzione, sempre quando vedete i libri dietro. Il bello è che questi libri, questi dementi, li comprano dal sistema e si credono intelligenzi e si vantano pure, mettono i libri là. Oh, io so, ho letto. Mamma mia, ma i libri dal 1800 in poi sono tutte merda. Cioè, veri libri. Non ne potrai mai trovare. Cioè, è tutto controllato ormai. E loro si vantano. Ma soprattutto, questo video vuole far vedere quanto sono materiali questa gente qua. Questo qua l'abbiamo già scoperto che il compito suo è buttare le pecore o su destra o su sinistra. Lui le deve mandare a destra, diciamo, e odiare la sinistra come se. Insomma, il problema sono ancora destra e sinistra. Questo è il compito di quest'altro. E da notare anche la giacca e cravatta. Qui ci sono cose che ho sempre: giacca e cravatta, libri dietro. Poi che fanno molta attenzione all'apparenza. Senti come prende in giro il Greg. Il Greg, che abbiamo visto, è un mostro, che prende in giro un altro a sua volta parlando dei denti. Ok? Quindi questo. Vi fa notare quanto queste persone, ma il bello è che queste persone hanno visualizzazioni, hanno followers, perché ovviamente anche le pecore sono super materiali, ovviamente. Minchia, quasi quasi rimpiango Emidio, cazzo, c'era il dente marcio. Minchia, per me un eroe è uno che non cura i denti, porca troia. Non una checca del cazzo che al minimo dolore va subito da buttare i soldi dal dentista, che gli inietta il veleno per addormentare il dente. E lo fa, e gli mette questi denti finti. Diventano finti, siete finti fino al DNA proprio. E non si fanno proprio, loro non vogliono soffrire. Non vogliono, perché poi quando mangio ho difficoltà. Devi soffrire. Devi soffrire, ma questa mancanza di sofferenza di questa gente qua ti fa capire quanto sono deboli. Tutti quei denti perfetti. Questo qua c'ha la dentiera, non si sa, c'ha i denti perfettissimi proprio. Se sai i soldi che gli ha buttato al dentista. Mamma mia, che mostri. Sentiamo un po' altre perle qua. Nell'era appunto dell'immagine in cui tutto conta, allora se uno vuole diventare un gancio, un prime, diciamo così, dovrebbe anche Ah curarsi. sì, tu invece con i libri là dietro non hai curato per niente l'immagine. Intanto vediamo chi cazzo è questo qua, professor Signini. Non so chi sia, Prof, vediamo, magari. Signini?
Claudio Signini, Lombardia. Dovevo prepararlo prima. Professor Segnini traccia il profilo. Beh, se andassi dal profilo di... Tra l'altro questo qua ha avuto un altro ospite, sempre questo mostriciattolo qua, ha avuto un altro mostriciattolo che si chiama Vitali. E lui si vanta ogni 2 secondi, va a citare un libro e te lo mostra lì alla telecamera, tutto fiero. Cioè, capito? Questi leggono i libri del sistema e pensano che hanno capito tutto. Non ho parole, cazzo. Lei la pagherà cara, vediamo di chi è sto libro. Soldani? Soldani, lei la pagherà cara. Vediamo se riusciamo a trovarla al volo. Oh! C'era una volta la scorciatroia. Non mi funzioni più? Vabbè, il computer è diventato lento, lo metto un attimo in pausa. Allora, parliamo di questo libro qua. Lei la pagherà cara, l'avrebbe detto Kissinger a Moro. È stato pubblicato da Pendragon. Da notare poi questa immagine qua dietro, di questo grande studioso. Attenzione che adesso ci mostra un altro libro, si chiama Eric Frattini, L'entità. Vediamo chi è questo Eric Frattini, ragazzi, così al volo, eh. Intanto vi diamo l'immagine, che bella faccia, ragazzi, che dice tutto. È stato inviato di guerra, attualmente insegna giornalismo all'Università di Madrid, interviene periodicamente come esperto di politica estera nella TV spagnola. Pago! Qui vediamo che il libro in questione, L'entità, è stata pubblicato da Fazzi Editore. Vediamo chi è Fazzi Editore, ragazzi. Fazzi Editore è stata progettata da sto rettile qua, che era Vice President dell'Economist, azionista di Business International. Ora nel 2003 hanno fatto uscire il libro 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, di Melissa P, che è un romanzo erotico. Questa è Melissa P. P immagino sta per puttana, non lo so. Qui vediamo I papi e il sesso, quindi altro libro di questo peruviano qua, questo essere qua. E il computer, allora, tanto qui, leggete qua, parla di questa roba qua, cioè loro devono far sparire Dio, no? Perché una volta che fai sparire Dio, cioè i freni, lo schiavo ti produce in maniera migliore, no? Quindi questo è il compito di questi mostri qua. E questo qua, ovviamente, uno senza Dio, perché ti mostra il cazzo lì dietro. Con un dipinto, e si vanta anche di queste merdate che pubblica qua. Vediamo se, perché ne ha mostrati altri di libri. Vediamo gli altri libri. Ah, questo libro ce lo offre Feltrinelli, ragazzi. Ci si può fidare. Portella della Ginestra, Teti Editore. Vediamo chi è Teti. Teti sta sulla setta, ragazzi. C'è da fidarsi sicuramente. Ovviamente in questo libro si parla della strage, ragazzi, la mafia. Ah, cazzo. E però ovviamente si dà la colpa o a destra o a sinistra. Si butta sempre la cosa su, oh, sono state le brigate rosse, oh, sono stato questo. No? Si butta sempre la cosa, no? Sul politico, ma soprattutto c'è questo mito della mafia che sì, esiste, ma comunque... E lo Stato, un po' come creano Bin Laden, devono creare anche la mafia, no? Perché a quel punto poi se c'è il cattivo ci deve essere anche il buono che ti difende, cioè lo Stato, no? Qui ci mostra The Vatican Connection. Tutta gente senza Dio, ragazzi, il compito loro è di, ovviamente, di togliere all'uomo qualsiasi tipo di freno. Oh, ma guarda, il New York Times, lo consiglia. Ecco, qui ci consiglia Domino, una mensile, non so, una rivista. Vediamo cos'è. Rivista. Bellissima. Ci parla di geopolitica, proprio quello di cui abbiamo bisogno. Di perdere tempo con la politica. Vediamo chi lo dirige. Un certo Dario Fabri, giornalista. Quindi roba buona, sicuramente. Vediamo sul suo Wikipedia.
ha collaborato per Gnosis, molto esoterico questo nome, conoscenza, no? Poi La Stampa, Il Riformista, Rai 3, Radio 3, Rai Radio 3, podcast, di tutto di più. Di tutto di più. Enrico Mentana ha fondato con Mentana la rivista Geopolitica. Capito, ragazzi, con chi? Che gente invita questo? Questo qua sta con Mentana. Lavora per La Stampa, il Riformista, la Rai. Di tutto di più, raga. Gente dorme. Agora, La Sette, Omnibus, Piazza Pulita. Di tutto. Ecco, impariamo la geopolitica da uno così, che sta sulla Sette. Sì. Quindi vediamo quest'altro di Federico De Zani. Federico De Zani, vediamo un po'. Ce l'ha con questi qua. Ebreo Zelensky, ebreo Putin, il resto è fuffa, capito? Dietro ci sono gli ebrei. Grandissima analisi. E qui abbiamo Xiaoyang. Xiaoyang. Avete visto lì BAM! Questo qua, roba buona sembra, non lo so. Attenzione perché questo libro è stato curato dal generale Fabio Mini. Ah, sì, i generali c'è da fidarsi, eh. Guarda qui con la bandiera della NATO. Non ho parole, ragazzo. Beh, si potrebbe andare avanti all'infinito con questi clown, ma finiamola qua.